Perché Florence mi ha detto che Beth non era il suo fidanzato quando gliel'ho chiesto? Sarà perché non lo è. Come non lo è? Li ho appena visti, avrei le visioni? È il suo ragazzo, li ho appena visti! Vabbè, magari poi le cose non sono così come sembrano, Federico. Beh, non l'avrei seguita. Tu sei pazzo, che credi che sia? Come posso seguire qualcuno? Li ho incontrati per strada e li ho visti! Ciao, come state? Male, sto... Devi venire subito nel mio ufficio, devo parlare seriamente con te! Tu non pensi a cosa ne sarà della tua vita se non finirai gli studi? Sì, ci ho pensato. E? Mi voglio dedicare alla musica. No, Vuoi riprendere il piano? non voglio tornare al piano. Voglio ballare e cantare la musica pop. E per questo non devo studiare. Cosa? Come? Ma ti stai ascoltando mentre parli? Che cosa direbbe nostra madre se fosse viva? La mamma non c'è più, Federico. La mamma è morta. Se n'è andata e ci ha lasciati, non capisci? Quindi dimenticati della mamma perché non potrà ritornare mai più. Toglitela dalla testa, Federico. Maya, aspetta! Maya, vieni qui, io non ho ancora finito di parlare! Maya! Cosa c'è? Perché gridi così? A te non deve importare che cosa è successo. Dimmi dove sei stata. Da mia zia sono stata. Sei stata da tua zia. Sì, che ti importa? Perché ridi? E cosa è successo a Maya? Senti, sai già che Maya vuole lasciare la scuola per dedicarsi al canto e al ballo? E sono sicuro che sei stata tu a riempirle la testa con queste stupidate! È chiaro, perché la ragazza è una stupida e si lascia trascinare da Facciamo chiunque, una no? cosa, ascoltami, facciamo una cosa. Ascolta, e ascolta bene. Maya non deve mancare ancora un solo giorno a scuola, perché io sono certo che ci riproverà. Le ho proibito di uscire fino a quando non migliorerà a scuola, hai capito? Capito. E sai di che cosa mi rendo Di conto? Che cosa? se tu non fossi così pazzo e dittatore, ai ragazzi non verrebbero in mente certe idee. Ascoltami bene, apri bene le orecchie. Quando lei ci riproverà, io darò la colpa a te e ci saranno conseguenze negative per tutti. Parla con lei e convincila, altrimenti ti troverai nei Ai guai suoi fino al ordini, collo, mia cara. capitano! Voi siete certi che possa funzionare? Non lo so. Comunque lo scopriremo presto. Maya! Maya! Abbassa un pochino, Maya! Ti fa male Che cosa c'è? all'orecchio! Che cosa c'è? No, Siediti perché dobbiamo parlare! non voglio parlare con nessuno perché nessuno mi capisce! Che dici? Non dire così, e se ti ascoltasse tua madre, è orribile! Allora ancora questa storia, mia mamma è morta! E che cosa c'entra che tua mamma è morta? Pensi davvero che lei non ti veda o che non ti stia ascoltando o che non le facciano male le cose che stai facendo? Maya, anche la mia mamma è morta. Ed è molto brutto perché uno si arrabbia molto ed è successo a me come a te. Sono stata male, ho sofferto, hanno sofferto i miei cari e poi... E poi mi sono resa conto che non è vero che tutto il mondo è contro di me. Perché io pensavo questo, pensavo che tutto il mondo fosse contro di me. Anche io penso questo e che nessuno mi capisce. Tu devi capire che la tua mamma ti vede, che le nostre mamme sono ancora qui con noi. E io sono sicura di questo. E tu devi rendere la tua mamma sempre orgogliosa di te. E tu devi essere orgogliosa di te stessa. Se Federico vuole arrabbiarsi, vuole urlare, che urli. È un suo problema. Tu devi fare le cose per te stessa, perché la tua mamma ti guarda e ti sta ascoltando. Mi prometti che ti impegnerai a scuola? Va bene, sì. Certo, mi rimetterò a studiare, però io non voglio lasciare faccia e nemmeno il gruppo, anche se Federico non vuole. Devo parlare immediatamente con te, Florencia. Florencia, quando mi chiama così è perché sono nei guai o perché è successo qualcosa di Sì, certo, grave? sei nei guai seri, non ce la faccio più, basta! Intanto abbassi la voce perché ci sento molto Tu bene. sei irrispettosa. E tu sei un bulletto Io non ti patetico. permetto di E parlarmi in io sono questo quella che modo. non ti permette. Federico, Thomas, Cos'è successo ma a dove Thomas? sta? Si è chiuso nella stanza dei giochi, è entrato da solo e si è messo a gridare come un pazzo. Per me c'è qualcosa dentro. Ascoltate, venite. Thomas! Tommy! Thomas, dove sei? Tommy! Thomas, dove ti sei cacciato? No, aprite! Federico, credo che sia uno scherzo dei bambini. Siamo chiusi dentro. Ma che significa?
che facciamo? Li facciamo uscire? No, perché tuo fratello ha smesso di gridare. Sì, ma forse sta cercando qualcosa per rompere la porta. Come l'incredibile Hulk. O magari ora si stanno baciando. No, no, no. A me fa più paura quando sta zitto che quando grida. Senti, piccoletto, siamo da un sacco di tempo su questo piano. Non ti tirerai indietro adesso, mi auguro, no? Ma pensa, no. Se al castigo per le piume ne aggiunge uno per questo. Mi capisci? Mi rimetterai in libertà quando sarò un vecchio di 20 anni. Perché non si tranquillizza e mangia qualcosa? Visto che non possiamo uscire, almeno facciamo merenda. Mi mangio quelle due peste appena usciamo di qui. Perché è tanto isterico? Tanto che? Pazzarello, è per Delfina? Sì, sì, è per Delfina, è per Maya che sta facendo un grosso sbaglio. Per i problemi di Nicholas, le paure di Martin, gli scherzi pesanti di Thomas. Comunque, non se la prenda così, non vale la pena. A se stesso non pensa? Perché mi chiedi questo? Perché mi sembra che in qualcosa ci assomigliamo, no? Siamo uguali in realtà, anch'io penso molto, molto agli altri. E a volte dimentico di pensare a me. Non è sbagliato pensare agli altri, ma quando non sai più cosa succede a te stesso, le è mai capitato? Sì, molte volte. Voi? E che ci fate qui? Noi due... proprio ora stavamo decidendo... Sì. Se giocare a ping pong o fare un... O vedere un bellissimo film, no? Ah... E il signor Federico? Noi non l'abbiamo visto! Non l'abbiamo visto! Quando uno è innamorato, sopporta meglio i problemi, no? No, dipende. A volte uno è innamorato, ma non può risolvere un bel niente. Lo so, ci sono situazioni orribili, come per esempio, non so, se ti muore qualcuno. È il peggio che ti possa capitare. Soffri molto. Ma quando ti feriscono con dolcezza, soffri ancora di più, molto di più. E comunque, qualsiasi cosa brutta ti succeda se sei innamorato, la superi meglio. E come sai tutte queste cose? Te le ha raccontate tuo nonno? Quella serie di lucine che ti parlano? No. O i tuoi amuleti? No. Il cuore innamorato me lo dice. E tu che ne sai dell'amore? Più di quanto la immagini. Tu sei innamorata, Flora? Sì. Molto innamorata. Come non lo sono mai stata in tutta la mia vita. E quest'uomo che ami tanto ti ama quanto tu ami lui? No. No, no, non mi ama. Ah, sì, a volte mi sembra di sì. E altre non mi vede neanche. Ma allora mi stai dicendo che quell'uomo ti fa soffrire? Sì, mi fa tanto soffrire. A volte mi viene voglia di... non so, tagliarlo a pezzettini e... Però a volte lui è... talmente carino, talmente buono, talmente bello, che mi fa dimenticare tutte le cose brutte che mi combina. Beh, magari queste sono illusioni tue, Flora. Perché forse questo tizio non ti ama proprio come pensi. Perché se tu ti avvicini e lui non ti guarda, non è per te. Se lo dice lei, devo essere sciocca allora. No, 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 no. Lo sciocco è lui. Thomas! Thomas, apri questa porta! Ma com'è possibile? Mi sentono e non mi aprono! Smetta di sgridarli, poveri ragazzi! Non troveranno mai la chiave non così! Non ci posso credere, ma ti rendi conto? Noi siamo chiusi qui dentro da non so quanto tempo e loro là fuori si divertono! Ha paura che le contagi una malattia? Non rispondermi così, perché se sei arrabbiata perché stai qui con me, io non ne ho colpa! No, non sono arrabbiata perché siamo qui dentro! Allora perché lo perché sei? Perché mi fa rabbia che lei non dica... Cosa?
Niente. Cosa? Niente. No, adesso non... spiegati. Non dico niente. Tu non mi dico provochi niente. E poi non parli. Sono io quello che dovrebbe essere sì, arrabbiato, lei... non tu. Perché mi hai mentito. Mi hai detto che Bata non era il tuo ragazzo. E invece ma lo che... è. È il tuo ragazzo. Sì, è il mio ragazzo, ma non è proprio il è mio lui, ragazzo. È lui quello che hai detto di amare. È lui l'uomo che tu... È lui. No. Signore, sta bene? Ma che succede? Thomas! Thomas! Oh, no. Lore, che è successo? No, non ho fatto niente. Questo piano è fallito. Quale piano? Di che state parlando? Non ti arrabbiare, Flor, eh? Beh, è successo che insieme a Martin e io e Thomas abbiamo fatto tutto questo perché tu e Federico rimaneste soli. Sì, perché vi fidanzaste una volta per tutte. Sì. Pensiamo che Fede non possa perdere una come te. Non deve può. Perderti. Ah, ragazzi, grazie. Voi siete i miei angioletti. Allora, cos'è che non ha funzionato? Non erano buoni i dolci? No, erano fantastici i dolci. Però a volte quelli non bastano. Ci sono altre cose. Ma tu gli hai detto che eri innamorata di lui? Davvero? Tanto? No, ma... non gli ho detto questo, ma gliel'ho fatto capire. E allora che è successo, eh? Cosa? Che è successo? Lui non è innamorato di me. Io non sono niente per lui. Beh, tutti abbiamo i nostri problemi. Alcuni reagiscono male, altri si tengono tutto dentro. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa ti tieni dentro? Cosa ti succede? Puoi dirmelo. Hai sentito quella frase che dice il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce? Già. Che hai, sei innamorato? Comunque è un amore impossibile. Perché impossibile? Perché lei ama un altro. Un altro che... che in realtà sono io, però... Come? È molto complicato e comunque non ho speranza. Aspetta quindi... un momento, fermati, sediti un minuto qui. Non darti per vinto così in fretta, perché non lotti fino alla fine, eh? Prova ad ascoltare le ragioni del cuore come hai detto. E tu le ascolti? No. Ma sarebbe un buon momento per iniziare ad ascoltarle, no? Sai che ti dico. Ora vado a chiamare Delfina. Vuole parlare con Delfina adesso? Mamma, ti ricordi che mi dicevi sempre che se avessi trovato un posto in cui desideravo restare avrei dovuto sotterrare la mia noce e lì rimanere? Bene, ho trovato il mio posto nel mondo. È questa casa con il mio principe. Ah, e chiedi alle fatine di proteggere i bambini e tutti quelli che entrano ed escono dalla casa. Te lo chiedo per favore, perché per me è molto importante. Davvero. Ehi, che rapidità! Ragazze, posso chiedervi un altro favore? Solo una cosina. Se il mio principe mi ama, datemi un segnale, va bene? Grazie. No, aspettate, ancora una cosa. E se non mi ama, datemi ugualmente un segnale, così non mi aspetterò niente da lui. Grazie. Senti, tesoro, non comportarti così, hai come? Capito? Poi tu ti metti a fare la cucciola. Cosa per farmi felice, che accetterai tutto quello che mi rende sì, felice, che starai sì, con me per sempre, va che bene. Non mi abbandonerai smettila, mai, smettila, finiscila adesso con queste smancerie che mi fai venire il mal di testa. Sul serio, per favore, ti prego, non farmi soffrire. Perché ti piace farmi soffrire? E allora il vero amore di Florencia è lui. Io vado. No, resta ancora. Salve. Salve. Io... Le serve qualcosa? Niente, stavo seguendo le orme di uno... scarafaggio orribile. Ah, dov'è lo scarafaggio? Stai tranquilla, adesso risolviamo, me ne occupo io. A proposito, voglio chiederti per favore di portarti via quella batteria e subito, se è possibile. A proposito, la batteria non la porto via perché non è mia e di Malala. A proposito. Tutto bene? Sì, ora vado... un secondo. Bata, lo aspetta, ammazzo, ma dove lo ammazzo, che vuole la guerra? Vuole la no. guerra quel tipo? Allora che avrà dici? La guerra. Stai calmo, dai, lui è così buono. Lo dissimula piuttosto bene, hai visto come mi tratta? No, non fare quella faccia. Fermati. Sei sempre stato così dolce, dai abbracciami. Flor, ferma. Perché te ne vai, Bata? Bata, per favore.
ammazzato? Sì, eccolo qua. Signore Don Freezer, le ho fatto qualcosa? Perché mi tratta così male? Qualcosa le ha dato fastidio, mi dica? Sì. Sì, veramente sì, mi dà fastidio. Sai cosa? Che mi chiami Don Freezer per cominciare. E che poi tu non sia puntuale e che tu sia sfacciata e che non conosca le buone maniere. Tutto mi dà fastidio di te, Florencia, tutto! Mi scusi, non mi sono resa conto di essere troppo rozza per sedermi a tavola con voi. Perdoni questa campagnola. Che c'è? Perché mi guardate così? Che sono il cattivo del film? Flor, non piangere, non fare così, non ne vale la pena. Hai visto come mi ha trattato tuo fratello? Come se avessi la peste. Lo so, è una bestia, però... perdonalo, per favore. Io non so che gli succede. Ti giuro che... più che perdonarlo, mi piacerebbe sapere perché mi ha aggredito così. Perché mi ha trattato tanto male. Credo che neanche lui sappia che gli succede, né perché... Non so, oggi stava così bene. Abbiamo parlato. Abbiamo conversato del fatto di dare ascolto al cuore e cose del genere. E che ti ha detto? Niente, che voleva chiamare Delfina. Allora l'ama davvero? Sembra di sì. Non lo sopporto più! Non starai parlando di me, spero. Qua. Come che ci faccio? Ho rischiato la vita arrampicandomi fino alla tua finestra per darti il bacio della buonanotte. Tu sei pazzo, lo sai. Certo, sono pazzo di te, amore. Oh no, se ti trova qui Federico ammazza prima te e poi me. Lui è di pessimo umore oggi, lo sai. Oh, ma io voglio darti il bacio della buonanotte e poi me ne vado, promesso. Grazie, Fettine, di avermi mandato un segnale. Anche se il segnale è che il mio principe non mi ama. È stata una bella fantasia finché è durata. Però meglio che me ne sono resa conto subito. Sono una sciocca. Come ho potuto pensare che Federico si sarebbe innamorato di me? Non vi preoccupate, ragazze. Non c'è bisogno che continuate a farmi luce. Lo so che mi state proteggendo. Grazie di avermi detto la verità. Signorina Delfina, che le succede? Per favore, Florencia, ho bisogno del tuo aiuto. Aiutami. Ti assicuro che non era mia intenzione far soffrire né te né i ragazzi. Per dare retta a mia madre sono arrivata a fare qualsiasi cosa e mi sono trasformata nella persona orribile che sono sì, oggi. Sì, non mi piace contraddire le persone, quindi la lascio continuare. Per fortuna me ne sono resa conto e voglio cambiare, diventare una persona migliore. Bene. Devo farcela. So che potrei commettere una pazzia se non ci riuscissi. Per favore, Florencia, aiutami a diventare una persona migliore. Lo farai? Sì, ma non saprei come fare... Mi dice che cosa ha contro di me o vuole continuare ad urlare come un ossesso? Il problema è che tu non mi aiuti a porre dei limiti, un freno ai ragazzi di questa casa. Sei una selvaggia, un'impertinente, un'eterna contestatrice. Dica la verità, che cosa vuole? Che me ne vada? Io questo non l'ho detto, Florence. Allora vuole che resti? La verità è che a volte non sono sicuro. Io non lo so, ma che cosa vuole? Io voglio da te. Y así será, juntos por fin. Y así será para los dos. Me lo dica di nuovo. Ma non mi ascolti quando parlo? Me lo dica di nuovo, per favore. Io voglio da te ordine e disciplina per far funzionare questa casa. No. Sì. Oh, no. Sì, Florencia, io so che tu vuoi bene ai bambini quanto me. Ma quello che va bene per te non sempre va bene per me. Siamo molto diversi. Sì, abbastanza.
Che succede con questo tè? Eccomi, signora. 7 minuti di ritardo, stupida! Ti caccio fuori a calci, ti sbatto per strada, disgraziata. Tu disonori il mio palazzo reale. No, la prego, signora, non lo faccia. Non potrei stare un secondo lontana dal mio lavoro. Che schifo, è salato. Mi perdoni, è tutta colpa mia. Sono le mie lacrime. Lacrime di cosa? Andiamo, fammi il favore. Sono lacrime di amore per il mio adorato principe Federico. Se lui non mi amasse più, io sarei capace di fare qualsiasi cosa. Vorresti farmi credere che hai dei sentimenti? Sei una nullità, smettila di recitare, hai capito? Com'ero cattiva, che orrore. Oh no, povera Delfina. No, lei non ha la colpa di nulla. Quello che voglio davvero è che Federico sia felice. E lui sarà felice solamente se starà con lei. Vorrei che tu sapessi che neanche per me è facile non avere mai un minuto per stare con te. Beh, però questo io lo accetterei se fossi sicura che... Di cosa? Che tu sei ancora innamorato di me. Federico, tu mi ami. Sì, io ti amo. Sì. Ma credo che quello che ci è successo non abbia a che fare con i sentimenti, ma con i problemi che sono intorno a noi. Ed è per questo che ti dico, cerchiamo di stare più attenti a quello che facciamo questa volta. Sì. Sì, io ti prometto che farò di tutto per non commettere nuovamente tutti i miei errori. Perché dici i tuoi errori? Perché non puoi farti carico di tutto quanto, Federico. Insomma, io invece di moderarmi ti ho creato dei problemi un'infinità di volte. Però dagli errori si impara, no? Sì. Hai voglia di ritornare a casa questa sera? Allora, come stai? Piccola mia, come sono contenta di vederti. Come sei riuscita a venire qua? Beh, che cosa hai fatto io per riuscire a farti invitare stasera? Direi che è stato un lavoro lungo e sottile. Va bene, ma devi aver fatto qualcosa per convincerlo, no? Eh sì, certo. Mi sono presentata come la fidanzata buona e pentita. E sono riuscita a convincerlo completamente quando gli ho spiegato che la colpa di tutto era di un'altra persona. Oh, sei davvero abile, come tua madre. E a chi hai dato tutta la colpa? Ma a te. Sono stata molto bella. No, sono io che ti ringrazio di essere venuta. E poi, i conti ti hanno trovata incantevole, lo sai? È anche merito tuo se sono riuscito a chiudere l'affare. Bene, mi fa molto piacere esserti stata utile. Che cosa dici? No, non parlare di utilità. Sappi che il tuo ruolo non è affatto questo. L'affare l'ho concluso perché loro hanno avuto la precisa sensazione di partecipare ad una cena di... Ecco, come... Come di una coppia sposata? Beh, ecco. Io non so proprio come farò a vivere senza di te. È che ti amo tanto. Perdonatemi. Scusate, dove posso mettere il caffè? Lascialo pure sul tavolino, grazie. Vuoi che ti aiuti? No, ce la faccio da sola. Flor, per favore, cerca solo di stare un po' più attenta. È che non ci sono abituata. Stai tranquilla, col tempo migliorerai. Allora vado a prendere altro caffè in cucina. Sì. Mamma, stanno già parlando di avere figli. Come ho potuto perdere il mio principe così? Perché? Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Me quedo muda, prendida en tu mirada.
possibile? Come ha fatto a crescere così velocemente? Oddio! Mamma, questo è un tuo segnale? Ti amo tanto, tanto. Mammina, per favore, aiutami a levarmi per sempre questo principe dalla testa. Solo per te. Ma qual è questo annuncio? Sentiamo un po'. Che cosa festeggiamo, Federico? Bene. Volevo annunciarlo a tutta la famiglia. Adesso che la situazione con i ragazzi è stata chiarita e risolta, c'è un annuncio ufficiale. Ed è che Delfine ed io ci sposeremo presto, a luglio. Stai poco bene? No. È che i matrimoni mi emozionano sempre. Bene, però sicuramente anche tu un giorno potrai formare una famiglia con il tuo fidanzato. Sì, certo. Vorrei dirti che... No, senta, io... le auguro di essere felice di cuore. So che lo dici con tutta la tua sincerità, grazie. Glielo dico sinceramente. Sono felice che lo creda. Propongo un brindisi. Sì, certo. In onore dei futuri sposi. Vive promessi sposi. Un augurio per i futuri sposi. Salute. Salute, denaro e amore. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Avrei una proposta, posso? Sì, certo, amore, come vuoi. Bene. Per me sarebbe un grande onore se l'incaricata a confezionarmi l'abito per un'occasione così, ma così speciale, fosse Flor. Oh, brillante, mia cara. No, io non credo che sia un compito che debba essere assegnato a Florenzi. Ma, amore, lasciamo decidere a lei, no? Che ne dici, Flor? Apprezzo le tue buone intenzioni, mia cara, però bisogna vedere se la ragazza sa cucire o no, perché un abito da fidanzamento è una cosa importante, non così da poco. No, mamma, ho visto cose che ha confezionato lei stessa, non sai quanto siano belle. È così abile. Dovresti proprio dedicarti all'alta sartoria, sai? No, no, io credo di no. Io faccio ramen di gonne, più no, di questo no. No, cosa sentire mie orecchie, Florenzia? Non essere così timida, piccolina. Essere una sfida, essere giovane. Essere in età di sfide. Greta, per favore. Io credo che Florenzia sia già molto impegnata con la casa e che non possa accettare un simile incarico. Esattamente. Non posso, quindi grazie mille, ma non posso fare il suo abito. Guarda che ti pagherò bene. No, grazie. Si sarà offesa. E poi la verduraia non ha ancora detto di sì. Ma io la convincerò, stai tranquilla. Potremmo chiedere a Federico i soldi per qualsiasi vestito. Perché? Dimmi, perché insisti così? Perché? Perché? Per schiacciarla come uno scarafaggio. Sì,
Insegnerò io a quella zoticona a non sciogliersi quando guarda mio marito. Santo cielo, a Bata gli cucerai la bocca per non fargli dire idiozie. Sarà stata colpa tua e non di Bata. Ce l'hai con me, Sofia, me lo dici? Sai, sembri molto aggressiva ultimamente. È così? Sì. Sicura? Sì, che cosa c'è? Ok. Bata mi ha baciata e sai una cosa? Mi è piaciuto. Cosa dire? Che ragazzo di Florenzia baciare Sofia? Sì, è un problema. Problema? Problema? Niente vergogna. Santo cielo, niente più morale al mondo. No, no, veramente. Bata fa sempre così, si bacia con tutte, sono abituata, è assurdo. Abituata? Florenzia, non poter stare con un ragazzo così donaiola. Bata è davvero un donaiolo? Che intreccio, santo cielo. Intreccio? Intreccio è brutto. Tonne moderne, dove andare a finire? Io non sapere. Che tonta sono. No. Sofia, no. Se ti confido un segreto, prometti di mantenerlo, eh? Dipende. Dipende cosa? No, niente segreto. No. Ti voglio confidare un segreto e tu... Sarò muta. Promesso. Quindi non è fidanzato? Shh, parla piano, non gridare. Senti, me lo devi dire. Perché allora se siete solo amici ti fingi la sua ragazza? Perché? 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 Sì, dimmelo. Perché... Beh, perché... E qui nel quartiere ci sono molti malintenzionati. Così no. Bata si finge il mio ragazzo. Così nessuno mi segue, né mi molesta, né mi dà... Allora, non sai come sono felice. Perché non c'è nessuna ragazza che gli gira intorno, no, vero? No, nessuna, è single. Oh, gli farà bene avere una fidanzata come te. Vieni, siediti. Un'altra domanda, mangia pure quello che vuoi. Che domanda? Come faccio a conquistarlo? Valentina è andata. Cerchiamo di calmare la bestia prima che mi incolpi di nuovo. Bene, arrivo. Solo un secondo. Dai. Dopo ti dico tutto. Flor, cosa? Spero che quando ti innamorerai sarai la donna più felice del mondo. Andiamo. Ah, grazie. Ciao. Che gioia. Senti, io non voglio intromettermi nella tua vita. Stai facendo da oggi, perché non smetti un po'? Stare zitto! No, non voglio! Basta, dai! Florenzia, non può umiliarti in questo modo, per quanto tu possa esserne innamorata. Te lo chiedo per favore. È il tuo ragazzo, non può baciarsi con altre donne. Ma sono baci insignificanti, da niente, senza importanza. Ma hai baciato un'amica? Non puoi vedere, non vuoi vedere! Non ricordi quello che mi hai raccontato su quanto hai sofferto per amore? Che c'è, vuoi soffrire ancora? No! E tu cos'hai? Perché tutto questo? Perché sei un impiccione o sei innamorato di Flor? Flor, ti serve qualcosa? Sì, no, però in un altro momento vorrei parlare con lei. No, dimmi pure. Che c'è? Che cosa? Smettila. Che se non ha cambiato opinione, io sono disposta a farle il vestito per il fidanzamento. Ah! Oh, grazie! Grazie! Non voglio né lussi esagerati né ostentazioni smisurate. Per favore, i miei genitori non mi hanno educato così. Non è lo stile dei Fritzenwalden. Beh, però a noi donne piace essere principesse. Almeno per una notte, quindi non le tolga questo sogno. Y así será, juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será. A cosa stavi pensando? Al mio vestito... al suo vestito da principessa. Beh, non pensarci più e vai a farlo. Ieri, parlando con un amico, ho capito perché non vuoi farti conoscere di persona né in foto. Sono sicura che l'altra volta mi hai mentito che in realtà sei...
Brutto io? Non è vero. Se vuoi tanto conoscermi, ti mando una mia foto. Dai, muoio dalla voglia di conoscerti. Devi trovare qualcosa che ti diverta per equilibrare il dolore e la tristezza, capisci? Hai ragione, ho capito quello che vuoi dire. Io sono una donna forte. Sai che cosa devo fare? Sai che faccio con la tristezza? No, cosa? Ne faccio un pacchetto e lo tiro lontano. Vieni, vieni. Vai a mettere la musica. D'accordo. E sapete che faccio per non far tornare la tristezza? Cosa? Ballo! Non ho portato niente né Roberta né Florencia. Non sapevo che vivessero qui. Da dove sono saltate fuori? Quell'angelo da dove arriva? Roberta, sì, è davvero... Non Roberta, Florencia. Dove hai trovato quella stella? Hai visto i suoi occhi? Sì, certo che li ho visti. Florencia è arrivata in questa casa perché Greta serviva un aiutante, quindi lei è stata assunta. Beh, quella ragazza mi piace sì, moltissimo. Sì, l'ho vista che ti piace, me ne sono accorto. Ma dimenticatela, perché è più grande di te. Inoltre è un fidanzato. Ah, sì? Sì, è così. Il fidanzato non è un ostacolo. No, non è affatto un problema minore. In questo campo non si sa mai, lascia fare a me. Vedrai che riesco a cavarmela. Franco, sto parlando seriamente. Mi scusi, Don Freezer. Ah, Don Freezer. Beh, suona bene. Sì? Mi piace. Ecco, io... non mi vogliono in cucina e vorrei il permesso di creare il mio laboratorio nella stanza dei giochi, se è possibile. Sì, è possibile. Ti do una mano. No, non importa, grazie. Prendo questo e il resto lo raccoglierò. Raccolgo dopo tutto io e te lo porto. Qualcuno te lo porterà. Grazie. Non ciao. Franco... Te lo dico solo una volta e non te lo ripeto più. Io non voglio che tu dia fastidio al personale di questa casa. Tu mi conosci molto bene. Per caso l'ho mai fatto? Sei tu quello bello, non io. Non mi stanco mai di guardare la tua foto. Io spero che molto presto potrò conoscerti finalmente di persona. Ma risponde. Continuo. Continuo. Lupetto, vorrei toccarti. Le mani, per vedere se sei reale. Ma se non vuoi conoscermi di persona, io lo accetterò. Però allora sarà meglio finirla qui. No, 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 no! Aia, mi scusi, signorina Delfina, le ho fatto scoppiare il silicone. Aia, questo fa male? E questa? No, non devo essere cattiva. In fondo è un favore che sto facendo a Titina, che ha bisogno di soldi. Quindi farò un vestito che sarà divino. Ma la verità è che ci sto malissimo. Ciao. Tutto bene? Sì, sto lavorando. E così la tua specialità è cucire? No, beh, non proprio. In realtà lo faccio solamente per i soldi. Ma il mio vero lavoro invece è cantare e ballare. Questo è quello che mi piace. Certo. È quello che facevi quando sono arrivato. Sì, ma ti posso chiedere un favore, non lo dire a nessuno. Questo tipo, Bata. Bata? Sì. Ecco, vedi, tu devi scusarmi la franchezza, ma io ritengo che da parte tua non sia sicuramente una buona idea che tu frequenti un ragazzo che ha già una fidanzata. Senti, voglio dirti solamente che ne ho già a sufficienza con mia madre, senza che anche tu ti immischi nella mia vita. No, non fraintendermi, non sto immischiandomi nella tua vita. Prendilo come un consiglio da fratello maggiore. Va bene. Credimi, quel ragazzo non fa per te, perché lui è... Lui è il... È il... Lui è il fidanzato di Flor. No, non è il fidanzato di Flor. Flor non è fidanzata. Cosa? Un momento, Sofia, puoi ripetere un'altra volta quello che hai detto? Sì, Bata e Flor non sono fidanzati, è una balla. Bene, allora ho la strada libera, io no, vado. No, aspetta, fermati, Franco, aspetta, aspetta un momento, aspetta. Sei sicura di quello che dici? In realtà questo sarebbe un segreto, ma non voglio che parlino male di me, quindi preferisco che mi giudichino per ciò che sono e non per ciò che non sono. L'ho detto bene? Sì, benissimo, tutto quello che hai detto è perfetto. Puoi stare tranquilla, ti ringrazio. Di niente. Aspetta, aspetta. Sofia, questo chi te l'ha detto? Flor.
Che succede con Flor? Ah, fratellino, fratellino, non sai quanto è bello essere tornati a casa. Qualcuno mi risponde, che cosa succede con Flor? Non succede niente, dove sta Florencia? Oh, non lo so, ma dovrebbe essere nella zona di servizio. Ah, grazie. Woo! Il finale è venuto molto bene, sì. Il finale è ottimo, mancano i ragazzi però, bisogna provare con loro quando arrivano. Bene, io devo andare. Come? Abbiamo appena iniziato e già vai via. Perché ho da fare, accidenti. E poi perché tutti possono arrivare all'ora che gli pare e io non posso andarmene via prima, Non ci posso credere, non ci posso credere. Andiamo, cerchiamo di calmarci, dobbiamo trovare un orario che sia comodo per tutti. Ho trovato! La domenica alle 8 di mattina. Sì, no. Aspettati. Ma questo non è il modello che ti avevo ordinato. Sì che lo è. È segnato qui sulla rivista, ce l'ho qui. No. Sì. Hai già tagliato la stoffa, vorrei morire, hai sbagliato modello. No, forse le è venuta un'amnesia. Guardi, è qui, è quello che mi ha chiesto. L'unica cosa che so è che per tutta la vita ho sognato di avere un vestito che non potrò mai avere. Ma signorina Delfina... Ehi, non può andarsene così, ma com'è possibile? Io non mi sono sbagliata. Cos'è successo? Perché sei arrabbiata? Non succede niente. Io sono forte e posso farcela. E devo andare avanti da sola. Succede che la tua fidanzata ha fatto piangere Florencia. No, no. È successo questo e il fatto è che... Delfina mi ha ordinato un vestito e io mi sono sbagliata e le ho fatto un vestito che però non è quello che lei aveva chiesto. Ma le farò il modello che lei vuole. Scusami, Flor. Sono stata ingiusta con te. So che hai lavorato tutta la notte per il mio vestito e anche se non è quello che ho scelto, va bene lo stesso, è carino, mi piace, continua pure. Sicura che va tutto bene? Sì, amore mio, sono sicura, va tutto bene, è passato, davvero. Se ci sono tanti problemi per il vestito, comprane uno già fatto, Delfina. No, amore mio, è che io mi aspettavo un'altra cosa. Avevo sognato un altro vestito, ma questo andrà benissimo. Ma cosa ridi, cretino? Dai, smettila di ridere, Franco. Rido per le idiozie che hai scritto. Tu non sembri Dai, il mio smettila, gemello, guarda che roba. Per favore, e poi vorrei ricordarti che io con queste idiozie sono riuscito a far innamorare Clara. Ah, oh, sì. Comunque sia, memorizza qualche frase. Ma che frase. Cosa le dico? Ciao, mia sirenetta. Non si può sentire, ciao, mia sirenetta, dai. Aspetta, ascolta questa. No. Sei come no, un bocciolo no. Che un raggio di sole illumina fra quelli palpitanti brondeggiano. No, dai, smettila, non capisci che è questione di vita o di morte? Aiutami. Dai, cerca di calmarti. La prima cosa che devi fare è quella di rilassarti la faccia. Fatti Lasciami. E poi... Un'altra cosa. È praticamente impossibile, ma so che ti farò fare una bella figura, chiaro? Ma attenzione, non puoi continuare così. Ad un certo punto dovrai essere tu a chiarire la situazione, da sì, uomo. Sì, d'accordo, lo farò, ma ora ho bisogno di riuscire a venirne fuori e mi affido completamente a te perché un altro mi porterebbe via Clara. No, no, ti ammazzo, scherzavo, giuro che scherzavo. Ti ammazzo. Guarda che non scherzo. Io te voglio sperare e non me voglio pintare. Io so che te gusto molto. Essere preoccupato, Herr Federica? No, va tutto bene. Davvero tutto bene? Scusatemi, non volevo intromettere, ma... Non vedere mio piccioncino grande molto felice, vero? Perché dici questo, Greta? Perché giovane e bravo ragazzo, intelligente, che stare per sposare e che avere tutto da vita... Non girare con quella faccia triste, Pensare su questo. Porque en todas las ventanas el amor se está asomando.
devo parlare molto seriamente con te. Tu sei proprio come ti immaginavo, sì, fragile e bionda come una spiga di grano che nasce in mezzo ad un campo. Grazie. Ti escono sempre frasi così? Se me le ricordo. Come se te le ricordi? Forse tu te le scrivi prima a casa. No, non mi hai capito. Volevo dire se le ricorda il mio cuore. Se se le ricorda il mio cuore. Ovvio. Senta, se è per il vestito, deve stare tranquillo, è tutto risolto. No, non è per quello, non si tratta del vestito. È perché tu mi hai detto che stavi con Bata. Mi hai mentito, perché mi hai mentito? Io non ho mentito, il fatto è che le interessa se ho mentito o se non ho mentito? Che importanza ha se sono fidanzato o meno? Questo rende migliore o peggiore il mio lavoro? No! No, questo non c'entra affatto con il tuo lavoro. Io volevo soltanto sapere che cosa senti, che cosa prova il tuo cuore. Perché vuole sapere che cosa provo io, visto che noi due non abbiamo nulla da spartire? Sto tutto il giorno a cucire l'abito di fidanzamento della signorina Delfina. Che posto ho io nella sua vita? Non ne ho nessuno, perciò pensi al suo fidanzamento e mi lasci tranquilla. No, Flor, ascoltami, io pensavo che tu fossi innamorata di Bata. Io non sono innamorata di Bata. Qualcosa in contrario? Niente, è solo che... Che cosa? Che tu e... Che io e... Che... Lei che cosa? Flor, che tu e io prima di... Che lei e io cosa? Cosa? Quello che ti ho detto prima, che tu e Bata state insieme, che sei innamorata di lui, però io... Però non... cosa? No, niente, è una stupidaggine. No, non è una stupidaggine, tu dimmelo, poi decido io se è una stupidaggine. Per favore, Federico. Pronto? Mattias, aspettavo la tua chiamata. No, non ne ho ancora potuto parlare. Comunque, no, parlerò con Delfina e le dirò che... Non ci saranno problemi con il contratto prematrimoniale. Io non ci sarà alcun problema. Mattias, fammi un favore, ti chiamo più tardi, ok? Grazie. Scusa, Flora, era di questo che ti volevo parlare. È tutto il giorno che le corri dietro e non deve sentirsi perseguitata. Ehi, ma perché mi hai preso? Io non sono affatto così, dai. Io provo qualcosa di speciale per Florenzia. Ma non so cosa sia, non lo so. Non dire stupidaggini, tu staresti cercando di dirmi che ti sei innamorato di quella ragazza. E se anche ne fossi innamorato? Ma ti ascolti almeno quando parli? Sei matto? Come fai a dire che sei innamorato di lei? Non sono matto, perché poi? Ti sembra tanto difficile innamorarsi di una ragazza come Flora? In soli 2 giorni! No, ancora meno, in 2 minuti. Sai, a dire la verità non sono innamorato, ma non so che cosa provo per lei. In ogni caso posso dirti che non riuscirò mai a dimenticarla. È divina. Smettila con queste idiozie, non ti rendi conto di quello che dici? Che ne sai di quello che provo io? Tu sei insensibile, tutto d'un pezzo, non a caso ti chiamano Freezer o no? Io invece ho preso tutto dalla mamma, sono fatto di fuoco e passione. Ho sangue latino nelle vene. Sì, non sono come te, di prussiano. Non ho neanche un capello. Quella ragazza mi fa impazzire. Non secondo so che me cosa fuoco fare. Ti ha fuso il cervello. E pensi anche di sposarti? Perché no? Mica mi va in frantumi il cognome. Siamo una cameriera. No, aspetta, Flora, aspetta, fermati. Smettila che di fare il cretino. Ascoltami, tu sei minorenne e devi fare quello che ti dico. No. Non puoi decidere cosa provo io. Va bene? Tu non comandi i miei sentimenti, Frisenwalden. Mi dispiace, Franco. Mi dispiace tanto, ma non permetto a nessuno in questa casa di prendersi delle libertà con il personale. Dammi un bacio. Smettila, ti dico. Quella ragazza ha sofferto molto e non voglio che soffra ancora. Ma io non sono un ragazzo cattivo. Non mi conosci, forse? Io desidero solo arrivare al suo cuore. Mi capisci? E magari darle qualche carezza. Eh? Angel. Cosa?